Ezio, l'età avanzata mi ha reso pigro. Non sapevo che fossi tornato a Roma. Ma che succede? Pare che Ezio stia ricordando qualcosa. Qualcosa avvenuto nel 1506. Il ritmo cardiaco di Desmond aumenta. Gli somministro un sedativo. No, forse il dato mancante è lì. Il frutto dell'Eden è inutile finché non ce l'abbiamo. Fallo continuare. Sì, William. Salai? Sei tu? Ezio, l'età avanzata mi ha reso pigro. Non sapevo che fossi tornato a Roma. Purtroppo non posso trattenermi. Cerco un passaggio via mare. Lascia che t'aiuti. Conosco un capitano. È assai discreto. Aspetta, ho scritto il suo nome da qualche parte. A che cosa stai lavorando? Questo? Un passatempo. Tu ovviamente conosci Pitagora. Vagamente. Il geniale studioso greco che scoprì molteplici segreti sulle sfere celesti e sul nostro cosmo. Questi simboli sono suoi? Da quando ho esaminato quella strana mail, mi sono rimasti impressi nella mente. Ho trovato simboli molto simili negli scritti dei discepoli di Pitagora. Temo che il nome del capitano mi sfugga. La mela non è più un problema. Sarebbe meglio che ti concentrassi sulla pittura. Mi pare che tu stia facendo un ottimo lavoro su questo. Ah, sei cortese. Tuttavia anch'io sono persuaso che non sia granché. E quel sorriso, esagerato, senza senso. Ma pittura a parte, ho fatto una scoperta qualche giorno addietro. Una notevole scoperta. Salai, vuoi portarmi? No, non è tornato. Volevo accompagnarti al porto, ma non posso lasciare la bottega senza il mio assistente. Bene, ci metto un attimo. Temo che tu sottovaluti Salai. Aspetta e vedrai. Come vuoi. È probabile che tu lo trovi alla volpe addormentata. Di nuovo! Ve lo dicevo che erano dadi fortunati. Vorrebbe la fortuna essere brava quanto me. Gian Giacomo. Io non rispondo a quel nome. Salai. Meglio, ma non abbastanza. Sì! Di nuovo! Maestro Leonardo richiede la tua presenza. Che aspetti? No! Ho sentito che i vigneti a nord di Siena... Bel cappuccio! Siete uno dei monaci di Giulio? La mia chiesa non è di Dio. Fuori dal regno di Dio v'è quello degli uomini. È quello che venerate? Vieni con me a scoprirlo. È stato un piacere, ma devo andare. Oh, su via, restate, messere. La partita non è ancora finita. Mi duole, ma ho un'occasione migliore. Fate strada, messere. I
Tre uomini della partita ad Adi ci seguono. Non fiatare. Perché? State a sentire, ho smesso di giocare. Già, anche noi. Dove credi di andare? Ora impareranno cosa aspetta, vero amico? Bella cosa. Che coraggio. C'è un solo uomo a Roma in grado di dar vita a uno spettacolo simile. Voi dovete essere Ezio Auditore. Vieni, dobbiamo tornare immediatamente da Leonardo. Non parlate granché, è vero? Bene, faccio strada. Statemi dietro. Posso anche essere caro. Mia merce merita un piccolo sovrapprezzo. Io non ho prodotti scadenti. Voglio restarne fuori. Chi è il più forte adesso, eh? Bevuto. I turchi hanno attraversato il regno del Montenegro. Continuano a giungere notizie di feroci combattimenti su vasta scala. I messaggeri sono tutti fuggiti dai campi di battaglia prima che fosse chiaro. Prendetelo! Ehi! Abbattete quel cane! Più veloci! Prenderemo. Presto. Torna qui che ti ammazzo.
Avete bisogno di assistenza medica? Se non la smettete, mi costringete. Il consiglio rionale benedice il conciatore e gli augura tanta fortuna. Quei forestieri non desistono. Ho già veduto dei discepoli con vesti simili. Cercavano un oggetto in mio possesso. Intendete il frutto dell'Eden? Leonardo te ne ha parlato? Mi dice sempre tutto. Temo che la sua indiscrezione ci sia costata cara. Dobbiamo avvertirlo. Non dite altro. Conosco la strada migliore. La prendo ogni mattina alla chiusura delle taverne. Seguitemi. Quelli con difficoltà motorie sono pregati di non chiedere l'elemosina davanti agli ingressi delle chiese. Un regolamento stabilisce da... Ma cosa diavolo avete bevuto? Faccio il giro! Che ne dite di quattro salti sui tetti? Leonardo mi diceva di aver scoperto qualcosa di importante. Sono anni ormai che esplora una catacomba segreta. Credo sia venuto a Roma apposta. È ossessionato, ve lo dico io. Lavora su questa cosa giorno e notte, non mi porta mai fuori. Ed è così avaro. Lo devo supplicare perché mi dia qualche soldo. Ti dà del danaro, sul serio? Più o meno, come si dice. Occhio non vede e cuore non duole. Allora, voi siete di Firenze? Bella città, eh? Sta bene, userò l'immaginazione. Ma che sei fuori di sé? È ancora troppo presto per duellare. Seguitemi. Leonardo ha scoperto qualcosa nelle catacombe. Ha trovato l'ingresso di un tempio. Qualcosa di cui aveva letto in un libro. Erano anni che non lo vedevo così entusiasta. Ha detto qualcos'altro? Il tempio contiene il numero perfetto. Una scoperta fatta da uno studioso dell'antica Grecia. Pitagora. Facciamoli fuori! Forza, prendi un po' questo! Assaggia la mia lama! Addosso! Facciamoli fuori! Assaggia la mia lama! Forza! Prendi un po' questo! Volete far ritorno alla svelta? Evitate le loro spade! Conoscendo Leonardo, immagino che parli delle sue scoperte a chiunque lo circondi. Hai notato uomini con strane vesti attorno a lui. Perché dovrei sprecare il mio tempo in bottega quando posso spassarmela in giro? Chiedetelo al maestro quando arriveremo da lui. Avverrà per strangolamento. Poiché sapete onorevolmente glielo si concede. Oh. Avete visto il Cosa? Il senato di Roma si appella a tutti i romani affinché facciano attenzione nel rimuovere bastoni e marmi dalle antiche rovine. La settimana scorsa è crollato l'intera sezione del Maestro! L'hanno portato via. No! Deve essere qui! Il tempio che aveva scoperto, dov'è? Leonardo! Salai, se vuoi salvarlo, devi dirmi dov'è quel tempio. Io non lo so. Diavolo! Ezio, c'è una scritta sul pavimento. Che cosa dice? Non so leggere.
Leonardo ha promesso di insegnarmi, ma adesso... Villa, dipinti. Vuole che esaminiamo dei quadri. Ricordo che quando Maestro Leonardo alloggiava alla vostra villa, cercava la posizione delle catacombe. Nella galleria erano esposte diverse sue opere. Che relazione possono avere con il Tempio? Forse le pagine delle sue ricerche sono nascoste in una delle cornici. I dipinti non ci sono più, sono bruciati nell'attacco. No, non è vero. Soltanto Leda e San Giovanni, tutti gli altri li ha presi il Borgia. 6 dipinti. 5. Dissi al mercante che quel ritratto di dama era di Leonardo. Mi servivano i soldi per un farsetto. Ovviamente, ora è passato di moda. Dove sono i quadri adesso? Lì a Lucrezia Borgia, nel palazzo di suo marito, fuori Ferrara. Allora è tempo che mi riprenda ciò che è mio. Ottima esibizione. Sembra vero.